Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con una qualità video che, oh, impressionante! Quella di oggi sarà una puntata ricchissima dove faremo il punto della situazione post-direct e in cui parleremo anche dei rumor riguardanti PlayStation 5 Pro. Quindi non c'è veramente tempo da perdere, supportatemi, ma soprattutto iscrivetevi al canale e poi datemi i soldi. Bene, ho detto tutto, un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, iniziamo! L'angolo della poracciata inizia con un'ammissione di colpa. Non è che ho sbagliato io, È l'Epic Game Store che ci ha ripensato. Avevamo detto che i prossimi giochi disponibili sarebbero stati i primi Fallout, invece questi sono stati rimpiazzati da Super Meat Boy Forever. Ah, e a proposito di Autorunner, la prossima settimana arriverà Aerial Knight, nella versione da update. Non ci ho mai giocato, ma come titolo mi ha sempre incuriosito. Apriamo ora un capitolo a parte con Xbox. Innanzitutto sappiamo quali sono i giochi che entreranno a far parte della lineup del Game Pass nei prossimi giorni. Ci sono titoli di tutto rispetto, come ad esempio Tales of Arise, già disponibile, Indivisible, in arrivo il 28, e da oggi potrete giocare anche a Bluey il videogioco, ed è subito GOTY. Però a sorpresa è arrivato dal nulla, proprio oggi, Dead Island 2, gioco che l'anno scorso ha fatto molto parlare di sé, uno di quei rari casi in cui uno sviluppo decennale non si è tramutato in un disastro completo. Ma non è finita qui, perché dobbiamo parlare anche dei giochi Microsoft annunciati durante il Partner Showcase di Nintendo. Ad esempio, segnatevi che Pentiment riceverà un'edizione fisica ad opera di Limited Run Games. Ma volete mettere l'emozione di avere fisicamente un gioco pubblicato dagli Xbox Game Studios su Nintendo Switch? I pre-order dovrebbero essere aperti a breve. Io, quasi quasi, lo prendo. Inoltre credo che molti di voi si saranno chiesti che fine abbia fatto Hi-Fi Rush, titolo che davamo per scontato sarebbe stato mostrato nella presentazione di ieri. Beh, il mistero si infittisce. Infatti, sia la produzione Tango Gameworks che Sea of Thieves arriveranno su PlayStation 5 rispettivamente il 19 marzo e il 30 aprile, lasciando quindi un grandissimo punto interrogativo sul porting per Switch. Certo, visto il downgrade necessario per permettere il crossplay di Grounded anche su console ibrida, capisco che magari non si sia voluto tagliare eccessivamente, ma non è che a questo punto il buon Phil Spencer, Sea of Thieves e Hi-Fi Rush ce li fa trovare su Switch 2. Un altro grandissimo assente è stato The Plucky Squire, un platform che sto tenendo d'occhio ormai da parecchio tempo. Per fortuna in questo caso Devolver Digital non è rimasta con le mani in mano e proprio ieri ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay. Come al solito si tratta di footage molto interessante, però porca miseria, ancora non abbiamo una data di uscita e la release rimane prevista ancora per un generico 2024. Ieri è stato anche il giorno del primo trailer del DLC di Elden Ring, intitolato Shadow of the Erdtree. L'espansione è un progetto molto ambizioso che aggiungerà un'intera nuova mappa e verrà venduto a ben 40 euro. La cosa più impressionante però è la Collector's Edition, 250 bombe per una confezione massiccia, con tanto di action figure e artbook con copertina rigida, però 250 euro per un DLC che non comprende neanche il gioco base all'interno, non lo so. Tranquilli, tanto è già andata sold out. Nel mentre è tempo di GOTY. Proprio in queste ore sono uscite le prime recensioni di Final Fantasy VII Rebirth e ve lo dico con orgoglio, non ne ho letta neanche una. Per questo titolo ho deciso di andare completamente in blind, mi basta sapere che l'accoglienza è stata a dir poco calorosa e già si parla di quello che potrebbe essere uno dei GOTY di quest'anno. Certo, lo avrei comprato comunque a scatola chiusa, anche dopo la cocente delusione di Final Fantasy XVI, ma non sapete quanto hype mi metta addosso la consapevolezza che Square Enix abbia fatto un lavorone con questa seconda parte della reimmaginazione di uno dei miei giochi preferiti di sempre. Ormai manca pochissimo e io non vedo l'ora di giocarlo, datemelo subito! Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce ne è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano
arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, o meglio, facciamo un po' il punto della situazione post Direct. Io ve lo dico, per me si è trattata di una bella presentazione a cui forse è mancato giusto il guizzo finale. Credo che molti avessero le aspettative troppo alte per quello che si sapeva dall'inizio, già leggendo il nome della presentazione, sarebbe stato un evento minore. Nei partner showcase non ci si può aspettare grandi nomi come Mario, Zelda e compagnia bella, se non appunto in degli spin-off che non raggiungono mai le ambizioni produttive degli episodi principali. In questo partner showcase c'è stato un buon supporto delle terze parti, un'ottima varietà di generi e anche qualche sorpresa che non fa mai male. L'assenza di Silksong brucia particolarmente, solo perché lo spazio finale non è stato occupato da un titolo in grado di lasciare il segno. Per quanto sia intrigante concettualmente, un po' meno tecnicamente, la riproposizione di Endless Ocean in un contesto di multiplayer online espanso, non è certo questo un nome che può far saltare in piedi il grande pubblico. Sarebbe stato un po' come chiudere un Direct con Another Code Recollection o Famicom Detective Club. No dai, magari non è stato così grave, però comunque il senso di insoddisfazione rimane in una presentazione altrimenti densa di contenuti e dal ritmo incalzante. È incomprensibile, ma veramente, la decisione di creare una tale differenziazione tra la versione occidentale e quella giapponese dello showcase. Vi invito infatti a recuperare il Direct nipponico perché è pieno di chicche assurde, come ad esempio questa sorta di Guitar Hero con una nuova periferica prodotta da Ori, o anche l'inclusione di Mother 3 all'interno dell'NSO. Anche in questo caso, dobbiamo fare pace col fatto che Nintendo non ha nessuna intenzione di pubblicare all'infuori del Giappone questo capolavoro richiesto a gran voce dall'utenza, ma secondo me è stata una vera occasione sprecata l'aver rimpiazzato questo annuncio con un contentino a metà. Vedere il logo Rare roteare è stato un vero colpo al cuore, l'ennesimo scambio di favori tra Nintendo e Microsoft che conferma il grande spirito di collaborazione tra i due giganti dell'industria. Ma veramente mi fai vedere questo logo e poi ti fermi a Blast Corps? Qui c'era bisogno di tutta la Rare Collection, non solo di questo antipasto. Tolte queste delusioni, per me gli highlights rimangono il seguito di Ender Lilies, un must per i fan dei Metroidvania, il nuovo Super Monkey Ball, la remaster di Epic Mickey e anche World of Goo 2. Il primo è un titolo che non ho mai giocato, ma devo dire che fa proprio impressione vedere così tanti titoli Wii riproposti all'interno del Direct. Piano piano anche il GameCube avrà il suo momento di gloria, lo so. Sono rimasto un po' interdetto con il nuovo Fantasy Life, che sembra troppo la scopiazzatura di New Horizons, e so che molti avrebbero voluto vedere altri titoli della lineup di Level 5. Alla fine però, in un periodo di transizione come questo, anche le terze parti si stanno affidando parecchio a remaster e affini, ma ben venga la possibilità di scoprire i titoli usciti verso la fine del ciclo vitale di 3DS, come ad esempio Monster Hunter Stories. Non ho avuto modo di provare la demo di Unicorn Overlord, ma vi straconsiglio quella di Pepper Grinder. Non dura tantissimo, ma fa ben sperare in un platform 2D dal gameplay eccentrico, ma dinamico e coinvolgente. Ma se vogliamo dirla tutta, una delle bombe è stata l'annuncio di Shin Megami Tensei 5 Vengeance, versione espansa che promette così tanti nuovi contenuti da raddoppiare le ore di gioco del titolo base. Però qui secondo me si evidenzia quello che è il più grande problema di Switch al momento. Molti di questi titoli che ho citato sono produzioni multipiattaforma, e arrivato a questo punto, soprattutto per i titoli che escono unicamente in digitale, non credo che darò la priorità alle versioni Switch. Ad esempio, Epic Mickey sembra proprio zoppicare su console ibrida, Penny's Big Breakaway mi sa che me lo giocherò su PlayStation 5. Ma sarei anche curioso di vedere le open map di Vengeance su un hardware molto più potente. Certo, la portabilità rimane imbattibile, ma ormai iniziano ad esserci parecchie alternative a Switch. E visto che di esclusive di peso non ne abbiamo all'orizzonte e che i multipiattaforma stanno diventando sempre più godibili altrove, Nintendo, sbrigati a far uscire sta nuova console. Dai, su! A proposito di nuove console, ma vogliamo parlare di PlayStation 5 Pro? Sta cosa mi fa volare. Nell'ultimo TG Pora abbiamo parlato di una sorta di crisi di PlayStation 5, dove le vendite in calo dell'hardware indicherebbero il fatto che abbiamo scavallato la prima metà del suo ciclo vitale. Parole che arrivano da Hiroki Totoki in persona, CEO di PlayStation e Sony Interactive Entertainment. E ora a queste dichiarazioni si sono agganciati gli analisti del settore, che non hanno dubbi. Entro la fine dell'anno, Sony presenterà una versione Pro di PlayStation 5 per rivitalizzare l'hardware sul mercato ed essere pronta al meglio per quando nel 2025 sarà pubblicato GTA 6. Se andiamo a confrontare queste tempistiche con la traiettoria di PlayStation 4, ci renderemo conto che l'uscita di PS4
PS4 Pro arrivava più o meno nello stesso periodo del ciclo vitale della console, quindi non è così assurdo pensare che dopo la Slim presentata nel 2023, il 2024 sarà l'anno della Pro. La grande perplessità rimane sempre legata al fatto che questa generazione ancora non si è emancipata dalla precedente, in molti fanno molta fatica a percepire uno stacco netto da PS4 e questo in gran parte perché a mancare sono i giochi. Aggiungeteci pure che Nintendo è riuscita a tirare avanti per 7 anni con un tablet ormai dalle specifiche ridicole e fa proprio impressione pensare a una PlayStation 5 Pro. Questo non significa che non la prenderò, anzi sono sicuro che molti infogliati non aspettano altro, però sono proprio curioso di scoprire come verrà venduto un hardware del genere il cui principale vantaggio realisticamente sarà quello di essere in grado di gestire 4K e 60 fps con meno fatica. Come riusciranno a far percepire al grande pubblico il salto dettato da una Pro? In fondo già sulla confezione della PS5 base c'è il logo dell'8K. Forse hanno sparata un po' grossa. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme nei commenti delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi state sempre attenti, state allerta, ma intanto fate i bravi, riposatevi dormendo soni, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Showcase, Michele Partner. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Au, 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 au.